La NA, la NB e la ND, a mio parere, sono le più carine. Penso anche secondo il signor Franz. Sì, la NC hanno fatto questa collaborazione con Ford che non è stata riuscitissima. Neanche gli appassionati di Miata l'apprezzano più di tanto. Devo dire che la prima storica con i fari pop-up e questa sono quelle che mi piacciono di più. Al momento dobbiamo smontare l'ultimo degli ammortizzatori che ci rimane, posteriore destro in questo caso. Allora, ora per incominciare smonteremo i due bracci superiori e smonteremo anche la bielletta, come dall'altra parte attaccata alla stabilizzatrice. Dobbiamo smontare i bracci inferiori, uno è questo e uno è quello più basso tra i due che ci troviamo alla destra del fusello. Dopodiché dovremo andare per ultimo ad allentare il bullone inferiore dell'ammortizzatore ed infine i due bulloni che ci tengono il supporto superiore per poi poterlo sfilare della carrozzeria. Abbastanza scomodi. Ostici. Ovviamente la nostra fortuna in questo caso è che questi bracci hanno il bullone saldato, perciò ci basta una chiave sola per smontare. Vediamo se ci esce a mano. Sì. Anche in questo caso abbiamo il bullone che è il dado, che è saldato direttamente sul braccio. Grande comodità questo, sì. Sì, perché con una chiave, senza usare una doppia chiave, possiamo allentare e sfilare. Ci siamo, vediamo se anche questo si sfila in maniera cristiana, non credo. Ovviamente applica un po' di resistenza perché in questa fase il braccio rimane un po' a tiro. Infatti devi scendere leggermente appena lo stacchi. Certo, adesso possiamo passare, andiamo per passi, quindi facciamo a scaletta da sopra, andiamo a sotto, quindi ora andremo a smontare la bielletta. Ok, allora in questo caso ci gira tutto lo stelo insieme al dado, perciò dovremo fare un po' di leva per tenere la bielletta in tiraggio a tiro, da modo che aiuto. Sì, magari. Allora dobbiamo provare un po' con le mani se ci riesci, se riusciamo a tirarlo. Sì, bene, io a volte gira, ma bene, io. E poi questa è una macchina nuova, quindi è tutto più facile, è tutto molto più semplice. Forse vecchia, a voglia Beetle. VD40? Credo sarebbe bene utilizzare VD40 e pregare che il dado si tolga, perché spesso bisogna intervenire in maniera un po' più aggressiva. Allora, qua possiamo sfilare la bielletta, ora ci rimangono solamente i bracci inferiori insieme a ovviamente l'ammortizzatore, il bloccaggio dell'ammortizzatore inferiore. La filettatura, vediamo che questa vite sarà generosa per noi. Sì, dove è stato? Ora passiamo all'ultimo. Passa l'uovo. Fica. Sì, prova a rimettere le mollettine e vedi se entrano insieme bene. Normale, va. Anche questa si è tolta in maniera molto semplice. Ora, tolti tutti i bracci e tutte le varie, diciamo, ecco, ostruzioni per poter far uscire l'ammortizzatore, dobbiamo solamente smontare la vite che lo tiene fissato al fusello e poi passare ai due bulloni che lo tengono nella parte superiore. Procediamo con lo smontaggio dell'ammortizzatore. Qua c'è
uscito dal filetto, molto molto morbido in uscita. Perfetto. Ora abbiamo staccato tutto, dobbiamo solo passare alla parte superiore per poterlo poi estrarre tutto. Dovremo utilizzare un trucchetto per poter smontare. Allora qua abbiamo, a differenza dell'anteriore, sul supporto superiore dell'ammortizzatore invece che tre punti di fissaggio, ne abbiamo solamente due, uno qua e un altro qua. Nel caso di questo, siccome siamo molto vicini a questo telaietto, dovremo, diciamo, fregarlo, perché questa chiave non ci va. Quindi dobbiamo fare di questo: noi lasciamo questo a tiro, allentiamo questa con una chiave normale, di modo che una volta allentata, in teoria, essendo anche una macchina nuova, dovrebbe venire liberamente a mano. Proviamo se la mia idea funziona. E infatti ha funzionato. E adesso possiamo anche andare a rimuovere l'altra. Ok, anche il secondo dado l'abbiamo estratto. Ora possiamo procedere a sfilare l'ammortizzatore. Ok, ora dovremo solo fare attenzione a non andare a sbattere contro la carrozzeria. Abbiamo questi bracci che ci inficiano molto, però... Cosa molto importante da non sottovalutare mai: allora, nel caso di questa macchina avendo una trazione posteriore, abbiamo il semiasse solo nella parte posteriore dell'auto. Ovviamente il discorso vale per un 4x4 come per un solo anteriore. Comunque, dove abbiamo il semiasse e andiamo a lavorare con il fusello, dobbiamo sempre stare attenti nel muovere il fusello a non far mai uscire il semiasse dall'innesto, in questo caso dal differenziale, perché potrebbe fuoriuscire dell'olio. Nel caso in cui non lo abbiamo, poi potremo trovarci in difficoltà. Allora, finalmente possiamo montare il nuovo coilover regolabile con la stessa strategia di prima. Dobbiamo fare molta attenzione nell'infilarlo alla carrozzeria. Ok. Perfetto. C'è un qualche buon samaritano che da sopra mi mette, mi appunta i... Sì. Ok, ora viene il momento un po' più, diciamo, tra virgolette, ostico, così dobbiamo... Te lo tengo io su? Dobbiamo fissare questa cosa. Allora, il dado ce lo danno loro e la vite è questa. Perfetto. Il dado dovrebbe essere lui, è lui. Ok, questo l'abbiamo appuntato, poi possiamo, adesso dobbiamo montare gli altri bracci. Ovviamente conviene fare questo lavoro in sequenza di come li abbiamo smontati. Quindi il primo sarà questo inferiore. In questo caso ci sta dicendo molta fortuna, perché questi bracci di solito non si mettono mai così facilmente. Vero. Mai. Questa forse è una delle pochissime volte che capita. Ok, adesso che abbiamo fissato là il braccio, possiamo anche infilare la birletta. L'officina. Allora partiamo con il fissaggio della birletta. E ci siamo. Poi abbiamo già messo tutte le viti, come dicevamo prima, fortunatamente c'è entrato tutto subito, ora non rimane altro che accostare e tirare di dinamometrica. Quindi andiamo ad accostare. Due. Tre. E ci rimane l'ultima, che è quella un po' più scomoda. E ci siamo. Ora ci serve la dinamometrica, già settata. Ok, e ci siamo. Ora l'ultima che ci rimane da stringere è quella inferiore all'ammortizzatore. Sì, è lei. Allora
ovviamente la dobbiamo sempre prima accostare e poi tirare. Ovviamente le stiamo tutte tirando allo stesso tiraggio perché hanno la stessa dimensione. Dobbiamo farlo in una maniera diversa. Ok, ci siamo. Allora, al momento abbiamo fissato l'ammortizzatore al fusello, abbiamo rimontato la bielletta, abbiamo fissato e tirato tutti i bracci, 1, 2, 3 e 4. Ora ci manca solamente il supporto superiore dell'ammortizzatore da stringere. Ok, andiamo a ricontrollare anche per maggiore sicurezza, visto che sono solamente due, il tiraggio va bene. Allora, cosa molto importante ogni volta che si fa qualsiasi tipo di lavoro, ma in questo caso questo tipo di lavoro qua, è ricontrollare sempre di aver montato tutte le viti, perché dato il fatto che sono tante, ci può stare che magari uno una volta si dimentica. Quindi andiamo a fare un controllo, partiamo dai bracci inferiori. Questa l'abbiamo tirata, poi abbiamo il braccio ancora qua sotto, anche questa l'abbiamo tirata, poi abbiamo i bracci superiori, anche questi li abbiamo tirati, abbiamo la bielletta che è montata e tirata e abbiamo anche l'ammortizzatore qui sotto fissato con il controbullone dall'altra parte. La parte superiore l'abbiamo fissata adesso, quindi possiamo dire che il montaggio è stato effettuato correttamente. Sono quasi completo. Basta, perché altrimenti usciamo fuori il filetto e potrebbe essere un problema. Adesso possiamo fare questo. Perfetto. Ora, per diciamo fare una misura precisa in tutti e quattro gli ammortizzatori, dovremo, una volta fatto tutto il filetto, misurare con il calibro per avere una misura, diciamo, uguale. Noi prenderemo la misura, come di solito utilizzo fare io, da qua, quindi da questo punto qua fino a questo punto qua. Prenderemo la misura quindi di tutto l'arco della filettatura per poterci rendere conto della distanza e farla uguale in tutti e quattro gli ammortizzatori. Rivelazione dell'assetto sul secondo pozzo. La possiamo abbassare ancora un altro pochino, però io nel frattempo vado a cena, quindi ciao a tutti. Ciao, grazie per la visione, ci vediamo domani.